Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando Gesù venne. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Buonasera. Abbiamo ascoltato il Vangelo di domenica 24 aprile, la seconda domenica di Pasqua o della Misericordia. Il Vangelo è tratto dal capitolo 20 di San Giovanni, versetti 19-31. Dice Giovanni, racconta Giovanni: «Mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano, venne in mezzo e disse loro: pace a voi». Gesù risorto non può essere fermato dalle porte chiuse del nostro cuore, quando è dominato dall'egoismo o dalla paura, o quando vive circostanze come quelle che stiamo vivendo, legate alla guerra che è arrivata anche in Europa. Gesù viene in mezzo a loro, ma non rivolge nessun rimprovero. Tutti infatti erano fuggiti al momento della sua passione, al momento della sua crocifissione. Gesù viene in mezzo a loro e porta loro la pace. Porta la pace autentica, vera, perché mediante il suo sacrificio ha vinto il peccato e la morte e ci ha riconciliati con il Padre e con i fratelli. Dunque la sorgente della pace che Gesù ci dona viene dalle sue piaghe. Per questo Gesù mostra le sue piaghe. Per le sue piaghe noi siamo guariti. Dice sempre Giovanni: i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gioirono perché li colma di speranza. La sua presenza reale è fondamento di una speranza, altrimenti impossibile. Senza Gesù risorto
regnerebbero solo la morte e la violenza. Come il Padre, continua Gesù, ha mandato me, io mando voi. Questo invito, questo richiamo di Gesù mi fa venire in mente quello che in questi giorni Papa Francesco ha detto. Come è bella una Chiesa che corre per le strade del mondo, senza paura, senza tatticismi e opportunismi, solo col desiderio di portare a tutti la gioia del Vangelo. A questo siamo chiamati, a fare esperienza del risorto e condividerla con gli altri, a rotolare quella pietra del sepolcro in cui spesso abbiamo sigillato il Signore per diffondere la sua gioia nel mondo. Ancora Gesù dice: ricevete lo Spirito Santo. Grazie a questo dono diventiamo gemelli dell'unigenito Figlio del Padre, Gesù Cristo. E poi c'è la vicenda di Tommaso in questo Vangelo e siamo chiamati a rinnovare anche noi la fede di Tommaso. Oggi abbiamo bisogno di incontrare Tommaso e di poterlo conoscere perché ci è vicino. In lui possiamo riscontrare i nostri dubbi, le nostre incertezze, però con lui possiamo riscoprire con convinzione rinnovata la fede in Cristo morto e risorto per noi e dire: mio Signore e mio Dio. Tommaso, infatti, alla fine riconoscerà non soltanto la vittoria di Cristo risorto, ma anche la sua divinità: mio Signore e mio Dio. Alla fine Gesù dice a Tommaso: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Qui Gesù, bisogna essere più precisi, dice a Tommaso: tu hai creduto perché hai visto, perché hai toccato le piaghe. Beati coloro che senza aver visto me direttamente hanno creduto. Gesù allude a Pietro e Giovanni che pur non avendolo visto, hanno visto però degli indizi, la tomba vuota, il sudario, e hanno creduto. Gesù, dunque, ripropone l'esempio di Giovanni e di Pietro a Tommaso per indicare che è ragionevole credere alla testimonianza di coloro che hanno visto, hanno incontrato Gesù o hanno visto dei segni. Tommaso non ha dato credito alla testimonianza di coloro che gli dicevano di aver visto il Signore. Dunque, beati coloro che credono ai testimoni che incontrano, ai testimoni di Cristo che incontrano, perché attraverso quell'incontro possono aprirsi al rapporto con Gesù stesso. Beati coloro che riconoscono Cristo attraverso l'incontro con testimoni che rendono visibile Gesù nella loro vita trasfigurata e cambiata. Buonasera, ci vediamo domani.